Trasferiamoci sull'altopiano di Asiago, dove da qualche anno le ragazze, oltre a sciare e pattinare, hanno iniziato a giocare a pallavolo. Hanno visto che è una bella attività, dà soddisfazioni, anche atleticamente dà loro molte soddisfazioni, sia ai genitori che a loro, e noi siamo contenti di questo e facciamo venire. È una bellissima avventura che ci troveremo a vivere con le ragazze, con i genitori, con una società giovane, che però è in forte crescita perché abbiamo già 70 atleti in soli 2 anni. E quindi l'entusiasmo traspare e speriamo che porti anche qualche buon risultato assieme. Sull'altopiano di Asiago esistono solo 2 società iscritte ai campionati federali. Il Volley Asiago è una di queste. Dopo qualche stagione nel campionato AICS, ha deciso quest'anno di fare il salto di qualità. Quest'anno ci siamo iscritti alla FIPA, che per noi è un bel passo, e le ragazze ci danno soddisfazioni, cerchiamo di accontentarli, insomma. L'anno scorso e anche gli altri anni abbiamo sempre avuto ottimi risultati e speriamo di, noi giocheremo al meglio, insomma, e speriamo di ottenere anche quest'anno buoni risultati. Quest'anno abbiamo comunque un buon numero di atlete anche noi, per cui possiamo fare un buon campionato perché abbiamo la squadra per farlo e anche i numeri per sostenere alti ritmi, per cui penso sia l'opportunità giusta per dimostrare il nostro livello. Per le ragazze della terza divisione c'è la sfida di affrontare per la prima volta un campionato federale. Un livello di gioco più elevato e trasferte molto lunghe che però non spaventano né le atlete né le loro famiglie. Siamo abituate in un certo senso, abbiamo sì la difficoltà comunque che anche con la neve, maltempo, e facciamo sempre le trasferte, però non è mai stato un grosso disagio. Le ragazze seguono bene. Ci seguono, e anche soprattutto i genitori, che hanno una buona costanza nell'accompagnarli, perché ci si basa molto sull'aiuto dei genitori, delle famiglie, perché è molto importante. E alle spalle della terza divisione un movimento giovanile vivace e promettente. Parliamo in particolare di mini volley ed under 13. Noi abbiamo la terza divisione quest'anno, ragazze da 16-17 anni. Dopo abbiamo un folto gruppo, un bel gruppo di ragazzi che stanno facendo l'under 13 e 14 l'anno prossimo, speriamo, perché c'è un bel movimento dietro. Ma soprattutto con il mini volley, il gioco a volley, vediamo che abbiamo ogni giorno sempre più iscritti e la società sta lavorando bene anche sul settore dei giovani, insomma, più piccoli. Adesso siamo intorno alla trentina, quando sono tutti. Siamo in 4 a gestirli, io come responsabile, poi abbiamo anche delle ragazze qui della terza divisione che ci danno una mano, quindi riusciamo a gestirle. Andiamo dalla fascia prima elementare fino alla quinta, quindi copriamo tutto l'arco delle scuole elementari. E ecco, insomma, è stata una bella soddisfazione, perché vuol dire che le voci girano, stiamo facendo un buon lavoro, e quindi la risposta migliore che potevamo avere era aumentare il numero, e ci stiamo riuscendo. Ogni allenamento ci sono ragazzini nuovi, bambine nuove che vengono ad allenare, c'è molto entusiasmo da questo punto di vista qui. Quest'anno stiamo raccogliendo un po' i frutti di quello che abbiamo seminato l'anno scorso. Abbiamo quasi raddoppiato il numero dei praticanti, e questo ci dà soddisfazione, anche se ci crea qualche problema di gestione, perché avendo 20 ragazzi in palestra e c'è spazio solo per 12, potrebbe, quando inizieremo il campionato ancora ICS per quest'anno, crearci qualche problema, ma sono problemi di abbondanza che vanno sempre risolti in maniera positiva.